e ringraziare mio cugino per aver celebrato con emozione una cosa che emoziona tutti noi, e ringraziarlo di non aver obbligato l'asta. Voi l'avete visto in difficoltà col microfono, noi dovevamo avere l'asta, ma come potete vedere l'asta era avevamo difficoltà, tutti e due avevamo la stessa asta. Però siccome il mondo è dei piccoli, l'asta non c'è. Io vi leggo indegnamente questa poesia meravigliosa che mi ha dato mia sorella soltanto ieri. Vi lascio immaginare lo stato d'animo. Mio cugino diceva con affetto, la interpreterà, ma interpretare queste parole è veramente complicato, quindi io cercherò di farle arrivare a tutti, in particolare a loro, che sono dedicato a loro. Questo vuol dire che tengo le fasicce, però... Allora, voi siete insieme e insieme starete per sempre. Voi sarete insieme quando le bianche ali della morte disperderanno i vostri giorni. Ecco, io questa la vedo. Sì, insieme, anche nella tacita memoria di Dio. Ma vi siano spazi nella vostra unione e fate che i celesti venti danzino tra voi. Amatevi reciprocamente, ma non fate dell'amore un lascio. Lasciate piuttosto che vi sia un mare in moto tra le sponde delle vostre anime. Riempia ognuno la coppa dell'altro, ma non bevete da una coppa sola. Scambiatevi il pane, ma non mangiate dalla stessa pagnotta. Cantate e danzate e siate gioiosi insieme, ma che ognuno di voi resti solo, così come le corde di un liuto sono sole benché vibrino della stessa musica. Datevi il cuore, ma l'uno non sia in custodia dell'altro, poiché solo la mano della vita può contenere entrambi i cuori. E restate uniti, benché non troppo vicini insieme, poiché le colonne del tempio restano tra loro distanti e la quercia e il cipresso non crescono l'una all'ombra dell'altra. Io vi amo e penso che voi amate di più.